Amici della Gazzetta, buongiorno. Siamo qui oggi con Manuel Poggiali, campione del mondo classe 125 nel 2001 e 250 nel 2003. Manuel, intanto grazie mille di essere qui con noi. Ciao, ciao Claudio, ciao a tutti, piacere essere qui oggi con voi e così parlare un po' di tutto quello che poi tratteremo. E tornando al il tuo periodo, più bello il titolo mondiale in 125 o quello in 250? Ma belli entrambi, ovviamente in 125 per me è stato il primo, è stata una realizzazione di un sogno e ovviamente quello che speravo e così, non immaginavo, però che speravo fin dai primi passi su un mezzo motorizzato a due ruote. Sognavo di arrivare a correrci nel mondiale perché vedevo i miei idoli allora in televisione e da lì insomma muovevo io i miei primi passi e dicevo ma chissà se un giorno ci arriverò anch'io a correrci, ma poi arrivarci è stato un primo passo, vincere è stato quello più difficile perché arrivare è stato pieno di insidie, ma vincere è stato un doversi oltrepassare i propri limiti, oltrepassare i propri orizzonti, oltrepassare il proprio pensiero, oltrepassare quello che vedevi fino a quel momento. Ed è stata una vera sfida che però mi ha permesso di crescere, mi ha permesso di realizzarmi, mi ha permesso di poi da lì di arrivare anche al secondo titolo, di arrivare in Aprilia, che è stata per me oltre che a Gilera, dove ho corso in precedenza, dove ho vinto il mio primo mondiale, ma in Aprilia devo dire che grazie anche a Divano Beggio è stato il primo, diciamo, l'anno più bello in assoluto della mia carriera agonistica, perché guidavo una moto fantastica, perché ero in un posto fantastico, perché avevo la gente con la quale lavoravo, il mio capo tecnico, la mia squadra e tutti quanti che sono stati fantastici. Avevo un'azienda e un presidente alle spalle che mi volevano davvero tanto bene, che c'era un certo feeling che difficilmente si trova nella normalità. E tutto questo diciamo che è stato un sogno che poi ci ha portato a realizzarci e a vincere il titolo al primo anno, al primo tentativo, no? All'esordio, ed è stato anche questo qualcosa di indelebile. Il primo lo ricordo di più perché è stato il primo, perché è stata la realizzazione di un sogno. Il secondo lo ricordo perché c'era un contesto davvero fantastico, perché ho vinto all'esordio, perché era un qualcosa che sulla carta era impensabile. Manuel, poi cosa è successo in quella stagione 2004? È successo che si è un po' incrinato un po' tutta questa atmosfera che invece si era creata nel 2003. Mi spiego meglio. Allora, sappiamo nel 2004 appunto che l'Aprilia ha passato tempi, direi, brutti. L'Aprilia dell'era Beggio ha passato tempi brutti. Fondamentalmente, in quell'anno, diciamo che tutto è fallita, no? È fallita la realtà ed è stato un anno davvero molto complicato per svariati motivi. C'era un clima e una tensione che l'anno precedente, per esempio, non c'erano e che ci ha limitato tanto in sensibilità in tanti piccoli aspetti. Ovviamente tutto questo associato anche a difficoltà personali, perché non la nascondo, cioè quando le cose non funzionano bisogna mettere tutto sul piatto e bisogna mettersi sempre in gioco. Probabilmente scelte sbagliate, probabilmente preparazioni non venute proprio nel migliore dei modi. Aver sbagliato alcune situazioni non ci hanno permesso di essere pienamente competitivi. Quando ho ritrovato un pelino più di feeling, ed è stato in Brasile, grazie a del materiale che chiedevo da tempo ad Aprilia, che mi è purtroppo stato
regalato, chiamiamo così, solo nel Gran Premio del Brasile. Puntualmente è arrivata la pole position, puntualmente è arrivato il successo unico di quell'anno davanti a Dani Pedrosa, che poi ha vinto il titolo, ed è stata una soddisfazione e una rivincita anche personale non da poco, perché mi mettevo un po' in difficoltà, non riuscivo a capire cos'è che non andasse, e onestamente quello mi ha dato comunque delle indicazioni non da poco. E dal di lì, purtroppo, a seguito anche di un certo nervosismo del quale parlavo anche inizialmente, diciamo che ho fatto delle dichiarazioni non proprio esaltanti, o comunque ho detto poche cose ma chiare e concise, che non sono piaciute ad Aprilia, e da lì, diciamo, oltre a avermi multato pesantemente, mi hanno anche ritolto quello che mi avevano regalato, mi piace utilizzare lo stesso termine, per quella gara. E dal di lì sono ritornato al mio materiale che avevo fino a quel momento, che non era quello dell'anno precedente, e dal di lì, insomma, sono continuate le difficoltà, qualche podio, niente di esaltante. Poi ci si è messo anche l'infortunio in Qatar, dove sono per giocare a squash in allenamento, mi sono tagliato il tibiale, quindi punti, operazione, ho saltato quel Gran Premio, ho saltato quello della Malesia, sono ritornato in Australia, ho fatto terzo con un tibiale ancora coi punti, con la ferita ancora semi aperta, con difficoltà di mobilità dell'articolazione sia del ginocchio che della caviglia. È stato un anno davvero difficile, che però, ecco, mi ha comunque fatto crescere, mi ha comunque dato delle indicazioni, che non è quello che ci si aspettava. Naturalmente ero partito con l'obiettivo di replicare il titolo, e quindi di ribissarlo, e ci siamo andati molto lontani per svariati motivi, ma questo, insomma, è poi la storia, è quello che poi ci ha portato poi a continuare con altre difficoltà, meno stimoli. Poi, diciamo, dal di lì fondamentalmente devi essere anche accettare anche il fatto di saper perdere, cosa che non ho fatto e che mi ha portato piano piano a perdere un po' gli stimoli necessari che invece servono tutti i giorni per praticare questo sport, soprattutto a livello agonistico mondiale. Pensi che la sensibilità umana, l'emotività, che sicuramente ti ha caratterizzato, in generale negli sport possano essere un handicap? Non so se mi spieghi. Ma sì, sicuramente, anche se ecco, il talento ti porta a un certo punto, e quello lo fai indipendentemente dall'emotività rigida o flessibile che hai. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti sui quali bisogna lavorare, e che ti portano a migliorarti in tutto quello che vedi un po' più debole. Non per forza il fatto che sia stato un pilota molto emotivo, che in alcune circostanze è anche molto aggressivo, in altre troppo buono, perché era parte del mio essere, era parte di quel momento, di quella situazione, di quello che mi girava un po' intorno. Se è un ambiente sereno, di conseguenza anche tu diventi sereno; se un ambiente è teso, anche tu inevitabilmente diventi teso. Quindi ci vuole un insieme, un pacchetto che deve funzionare adeguatamente, è un pacchetto che ti permette di vincere o di perdere. Quindi quello che bisogna fare dal punto di vista del pilota è di accettare qualunque situazione e di trovare delle soluzioni per migliorarle. Ecco. Ho letto in un'intervista che hai detto che a un certo punto avevi paura di farti male verso fine carriera. È una cosa vera? Sì, è vera, perché poi i pochi stimoli
la sì, qualche caduta di troppo venuta un po' così, con un rischio maggiore, purtroppo ti accende delle spie. E non se, ripeto, la serenità è fondamentale, la serenità ti permette di essere performante, almeno per quello che è stato la mia carriera, il mio essere, la mia persona, il mio carattere in generale. Quindi se non avevo quelle condizioni lì, avevo difficoltà, ma penso che sia la stessa situazione che vivono un po' tutti i piloti e che tutti affrontano e che tutti con difficoltà gestiscono, nel bene e nel male, con risultati oppure con non risultati, o comunque con un risultato che non è quello che vorresti magari, però fa parte del gioco e ripeto, sta poi come le affronti le situazioni. Io allora magari non le ho gestite nel migliore dei modi, non me ne faccio una colpa, ma me ne faccio semplicemente un punto di partenza, perché ecco, mi ha dato comunque degli spunti per crescere, non per forza il fatto di non aver vinto il terzo, il quarto, il quinto, il sesto mondiale, non fanno di me una persona migliore. Certo. Io ho fatto il mio percorso, ho raggiunto i miei risultati con farina del mio sangue, sono orgoglioso di quello che ho fatto e soprattutto, ripeto, pensando da dove sono partito e niente, vado avanti per la mia strada con tanta motivazione, con la felicità di appartenere a questo mondo, a questo sport. Ho la fortuna di diciamo lavorare, ma in realtà di divertirmi facendo quello che sto facendo, in un mondo che mi piace, che è il mondo delle due ruote, quindi penso che sia un valore che è impagabile. Chi sono i piloti nella tua carriera che hai ritrovato più forti? Ma direi in tanti. Ovviamente ho corso e ho gareggiato con Orgo Lorenzo, Dani Pedrosa, Tony Elias, Casey Stoner, Chas Davis, Andrea Dovizioso, Marco Simoncelli, Mattia Pasini, cioè, ce ne sono tantissimi. Diciamo quello col quale ho avuto un po' più di conflitto, perché era veramente un, chiamiamolo un cagnaccio, ma nel senso buono, è stato Tony Elias. È stato un avversario davvero tanto tosto, perché molto irruento, molto aggressivo, sempre al limite della correttezza, però è stato davvero un degno avversario che mi ha fatto sudare davvero tanto, sia in 125 che in 250, e oggi ci siamo visti anche recentemente, insomma, al Gran Premio di Barcellona quest'anno, ed è stato bello ritrovarsi. Oggi viviamo con molta più serenità il paddock, ed è bello, no? Bello anche oggi scherzare di ciò che allora magari è stato un po' più teso, ecco, come situazione. Ti viene mai voglia di salire in moto? Ma io, guarda, ho la fortuna ancora di praticare, di andare ancora in moto tanto e non solo in pista, perché a me la moto piace tanto, perché mi completa, diciamo così, e quindi ovviamente non lo faccio più a livello agonistico competitivo, perché mi basta già quello che oggi svolgo sui campi del campionato del mondo con i nostri piloti della Gresini. Però ecco, sì, in maniera particolare vado ancora in moto, mi piace farlo, e per me la moto è uno stile di vita, e quindi vado avanti per la mia strada. Ascolta, so che non ti piace ragionare con i sei, ma se avessi un weekend intero, riusciresti a qualificarti in Moto2? Staresti nel 110%? Ma sì, con il principio che hai giustamente detto tu, Claudio, penso di sì, però diciamo che quello che ho fatto l'ho fatto
con i miei sforzi, con il mio impegno, che mi ha portato a vincere tanto in carriera in pochi anni, perché comunque ho fatto poi la scelta di diciamo altro, e sono comunque contento e orgoglioso di essere arrivato fino a dove sono arrivato, perché se penso da dove sono partito, come sono partito a 9 anni, anche relativamente tardi rispetto a tanti altri miei colleghi, a 18 ho vinto il primo mondiale, a 14 anni, anzi a 15 anni ancora correvo nelle minimoto, e a 14 anni, scusa, correvo ancora nelle minimoto, e a 16 ho fatto il mio primo anno nel mondiale, cioè ho fatto un'escalation davvero in qualche anno impressionante, e che mi ha portato poi nel giro di poco anche a vincere tanto, e un 30% circa dei miei risultati sono stati super positivi, rispetto un po' a tutto quello che è un percorso di qualsiasi pilota, e quindi devo dire che ne vado contento e orgoglioso. Comunque, insomma, abbiamo capito che staresti nel 110% fatidico. Sì, sì, assolutamente. Hanno il moto che vanno, MotoGP, che vanno tra i 60 e i grupponi Moto3. Mi sembra che il problema sicurezza stia tornando alla ribalta. Cosa pensi tu? Ma penso che allora tutto sta crescendo, la tecnologia sta dando un'enorme mano alla sicurezza dal punto di vista dell'abbigliamento, dal punto di vista degli sforzi che anche i circuiti stanno facendo per mettere tutto più in sicurezza. È ovvio che gli spazi oggi gli spazi di fuga, intendo, sono sempre degli stessi metri di allora, ma diventano un po' stretti per via delle velocità con le quali si affrontano e con le quali si arriva a quella situazione nello specifico. Tutto oggi è più estremizzato, no? Il fatto che i tempi stanno scendendo di anno in anno significa che comunque o nei tratti rettilinei o nelle curve il tutto si affronta a velocità superiori. Però gli spazi di fuga sono sempre degli stessi metri. Questa è un'analisi e una cosa da considerare. In più di un'occasione quest'anno, soprattutto in MotoGP, abbiamo visto degli spazi di fuga di certe curve davvero molto al limite, se non troppo stretti, perché le moto sono addirittura finite dalla parte opposta, quindi dietro le protezioni. Questa è una situazione di sicura difficoltà, di sicura emergenza, che è un segnale che non va sottovalutato e va capito come poterlo migliorare. Un altro aspetto che a mio avviso è venuto un po' fuori quest'anno è il fatto che comunque le riasfaltature continue dei circuiti stanno dando delle caratteristiche un po' diverse. Ovviamente l'asfalto è più tipo un biliardo, quindi facilita tanti aspetti, migliora le performance, però anche tutto quello che è laterale, se non viene quindi dal cordolo, dall'inizio del cordolo, piuttosto che lo scalino che si crea, no, anche dopo il cordolo, se non viene un po' riadattato, ovviamente crea una situazione di questo scalino denominiamolo scalino, che ovviamente preso a moto angolata, quindi con meno contatto di pneumatico a terra, sicuramente diventa un pelino più pericoloso, ecco, o che facilita, diciamo, la perdita del posteriore. In particolar modo, secondo me, nelle classi più piccole, nella Moto 3, dove il pneumatico è ancora più piccolino rispetto a quello che è una MotoGP, o perlomeno anche le moto sono molto più rigide rispetto a quello che è una MotoGP, e quindi accentua ancora di più quel tipo di difficoltà. Si può migliorare, si deve migliorare anche da quel punto di vista. L'abbigliamento, ripeto, ha fatto un passo in avanti da gigante, però ci sono ancora tanti particolari che a mio avviso possono crescere e migliorare. A volte si è sentito dire che si vorrebbe tornare alla ghiaia, all'erba, invece che all'asfalto. Cosa ti sembra dell'idea?
Ma allora, sicuramente, ecco, se da un lato la asfaltatura, quella in esterna, diciamo, accorcia ancora un po' di più, no, lo spazio di fuga, tra virgolette, di decelerazione, mm-hmm. perché nel caso di una scivolata l'asfalto non è la ghiaia, e quindi diciamo che allunga un pochettino la manovra. Anche nel caso appunto di bagnato, ancora di più. E, è una situazione sicuramente che ha dei pro e dei contro. Nel caso di un errore, ovviamente facilita e permette di rientrare nella competizione, magari con una penalizzazione, ma quello è il meno, perché in passato, voglio dire, probabilmente avresti concluso la tua gara lì.